Eravamo pochissimi all'inizio. Ci siamo visti un paio di volte, una volta anche in un teatro qua dietro, insomma. Ci eravamo aggregati, nessuno di noi conosceva l'altro, ci eravamo aggregati perché eravamo mossi dalla spinta di voler provare a cambiare il partito già allora e chiedevamo fortemente le primarie. Chiedevamo fortemente le primarie, chiedevamo fortemente la possibilità di creare circoli online. Ancora stavamo a discutere allora con i colleghi perché non potevamo aggregare le persone online. Sembra un secolo fa, ma non sembra neanche tanto un secolo fa in realtà. E da quel gruppo di persone poi non ci siamo visti per un po', poi ci siamo rincontrati, ma sempre con lo spirito innanzitutto unitario, poi ci siamo anche magari scazzati su delle cose, però sempre con la voglia di provare a costruire qualcosa di più, di altro, di nuovo, di quello che il PD era, il PD riusciva a esserci fondamentalmente. E poi il tutto forse è culminato nell'avventura che abbiamo fatto insieme, veramente a mani nude, lo scorso autunno alle primarie Renzi Bersani, che però poi mi sento di dire Walter ci ha abbastanza fortificato, insomma, quell'avventura. Ci siamo forse anche sbucciati le mani, le ginocchia, però ci ha fortificato. E infatti siamo qua insieme a provare a continuare un po' quella spinta, quella voglia di portare il cambiamento dentro al partito, ma anche fuori dal partito, perché io credo che la frase che poi racchiude molto bene questa voglia di provare a portare il cambiamento, di aprire tutto quello che sono i circoli in cui siamo abituati a vivere, non siamo abituati a frequentare, è un po' la frase che dice cambiare il PD per cambiare l'Italia. Io in questa cosa ci credo abbastanza, la sento molto mia, molto nostra, molto vera rispetto al percorso che abbiamo fatto. Credo che sia una frase, uno slogan non inventato per colpire, ma che racconta veramente la nostra storia e il nostro percorso, che non siamo solo noi. In tutta Italia ci sono tante esperienze come la nostra, come quelle che abbiamo fatto insieme, e credo che questa frase racconti un po' quello spirito lì di un partito democratico che non è riuscito effettivamente a essere quello che la gente chiedeva. Perché si potrebbe parlare a lungo, si potrebbe aprire una discussione infinita. Penso che ognuno di noi ha un'idea in testa del perché. Perché anche penso che sia raccontato nell'iniziativa di stasera, di questa cosa che dobbiamo assolutamente cambiare e che grazie a Roberto, perché è vero che Roberto non vuole troppi personalismi, però è anche vero che se non c'era Roberto stasera forse non c'eravamo tutti insieme, quindi insomma grazie a Roberto e al suo coraggio. E penso, e questo credo di dirlo a nome di tutti, la nostra voglia di non farlo sentire solo come forse si è sentito solo l'ultima volta, questo penso che sia giusto sottolinearlo. Però appunto cambiare il PD per cambiare l'Italia, io ci credo davvero e come tutti quanti dicevo, penso che insomma, ci stiamo impegnando, ce la stiamo mettendo tutta anche all'interno delle regole congressuali che ci sono, per cui noi abbiamo anche diciamo, combattuto tra virgolette in queste settimane. Per avere un congresso aperto il più possibile, che fosse appunto un percorso di partecipazione degli elettori e quindi di superare quella barriera sempre di differenza iscritti elettori per cui ci si voleva un po' costringere. E questo percorso congressuale di queste settimane, che anche a me stessa, che ci sto dentro fino al collo,
fa fatica, perché poi alcune cose sono drammaticamente burocratiche, drammaticamente noiose rispetto alla costruzione di un percorso congressuale, però penso che vadano affrontate con la stessa energia, voglia di rinnovamento che abbiamo messo l'anno scorso nella campagna delle primarie di Matteo, insomma. Questo ci credo davvero. Perché? Perché solo attraverso questo passaggio riusciremo probabilmente, anzi sicuramente, altrimenti non staremo qui a faticare, a innanzitutto eleggere Matteo Renzi segretario del PD e a provare a effettivamente aprire questo partito e a cambiarlo. Ora, tutto questo perché si intreccia anche con la questione della riforma elettorale fondamentalmente, perché fa parte di credo, di una coerenza che dobbiamo sempre mantenere. Noi abbiamo detto che con questo sistema elettorale non ci dobbiamo, non ci vogliamo più tornare a votare. Se una cosa viene detta in campagna elettorale, poi deve essere fatta, perché se noi diciamo che una delle cose differenti da tutto quello che ci ha preceduto è che le cose che diciamo le facciamo, allora le cose che diciamo le facciamo e tutti quanti, se ci ricordiamo bene, ci hanno detto in campagna elettorale che avremmo fatto la riforma elettorale, al discorso della fiducia di Enrico Letta che non bisognava assolutamente cambiare la legge elettorale. Allora noi rivendichiamo la coerenza e diciamo noi vogliamo cambiare la legge elettorale. Credo che questo sia uno dei temi più importanti sui quali non dobbiamo cedere di un passo. Ovviamente credo che nelle prossime settimane, così come su tante altre cose, ad esempio la legge di stabilità di cui abbiamo letto stamattina, che abbiamo preso stamattina, preso stamattina, ma comunque sono sicuramente delle battaglie per cui dobbiamo non mollare di un centimetro. Perché, ripeto, credo che se noi facciamo un passo indietro rispetto al principio della coerenza, che è la distinzione vera rispetto a un modo di fare politica che noi non vogliamo più fare. Quindi io davvero questo lo penso come il tratto caratterizzante dello stare di nuovo in mezzo alla gente in maniera diversa e del provare a costruire un partito che sia coerente con quello che dice, con quello che fa. Perché i 20 anni, il ventennio cosiddetto, ma anche gli ultimi anni non ci hanno portato questo, non ci hanno dato questo e io in una politica così non ci sto, non mi interessa, lo dico francamente. È molto faticoso per tutti quanti, anche per noi, credete, davvero, riuscire a restare lucidi, soprattutto lucidi rispetto a dei meccanismi che ti passano sopra sulla testa ogni momento. È molto difficile. Io non pensavo di fare così fatica nel riuscire a stare in un gruppo, nel mio gruppo, il Partito Democratico, e di riuscire a mantenere, riuscire per me stessa a mantenere la coerenza che nella quale credo, ripeto, credo e che la prima volta che mi porterà a non essere coerente, insomma, io me ne vado perché ritengo di rompere il patto con le persone che mi hanno votato, ma è veramente difficile riuscire a stare con la barra dritta e mantenere la lucidità, perché noi viviamo nella confusione. Allora credo che questo sia davvero il momento per riuscire a rimettere le cose in fila. È chiaro che non è facile, perché rimettere le cose in fila è complicato per tutto, a qualunque livello, però rimettere le cose in fila e riuscire a riprendere
rimettere la barra dritta e capire dove vogliamo andare tutti insieme perché il Partito Democratico sia il Partito Democratico che noi vogliamo e che ci porti a cambiare questo paese, perché forse ne abbiamo abbastanza bisogno a questo punto. Grazie.